alcuni esercizi di calcolo combinatorio. Chiediamo nel primo problema quale sia la probabilità che esca a full, cioè una combinazione di 5 carte, in 3 carte, le seconde 2 carte sono ad esempio 2 jack. Bene, diciamo che in generale le combinazioni di 5 gruppi di carte, a partire da 52 carte iniziali, sono 5, 2, 52 binomiale 5. Per ognuna di queste ho 4 binomiale 3 combinazioni. Ad esempio di tre uni presi tra quattro uni e quattro binomiale 2 di jack, di due jack presi fra quattro. E inoltre di queste combinazioni, quante possibili combinazioni ho? Quindi adesso ho messo uno jack. Ma poteva avere 3 uni e 2 2 e cioè visto che le possibili le carte diciamo 1 2 3 4 10 Jack Fante e donna sono 13, ho 13 possibilità di scelta sulle prime tre. Scelta questa ho 12 possibilità di scelta sulle ulteriori due e quindi queste sono tutte i possibili full presi tra tutte le possibili disposizioni di 5 carte e dunque con un semplice approccio al calcolo evidentemente a base di fattoriali. Abbiamo che ho lo 0,14% di probabilità che esca un full. Sto giocando a bridge, cambiamo gioco. Nel mazzo ho 52 carte, ho 4 giocatori. Il problema chiede qual è la probabilità che un giocatore riceva 13 carte di pick. Il secondo problema chiede qual è la probabilità che ogni giocatore riceva un asso. Ebbene, qua più che al binomiale dobbiamo fare ricorso al multinomiale, nel senso che ogni giocatore è sostanzialmente una scatola. Nella quale vengono inserite 13 carte. Allora, tutte le possibili distribuzioni di carte ai 4 giocatori, dunque 52 in contenitore di 13, 13, 13, 13. Ma se un giocatore ha ricevuto 13 pick, rimangono 52 meno 13 uguale 39 carte da distribuire agli altri 3 giocatori. E dunque 39 diviso 13, 13, 13, 13,13,13 multinomiale. E per ognuna di queste distribuzioni di carte agli altri giocatori, diciamo che ognuno di questi giocatori può essere uno dei quattro, quindi.
Può essere il primo, il secondo, il terzo o il quarto. Non faccio distinzioni e quindi ho 4 volte la probabilità di un 4 volte è più grande di 4 volte la probabilità rispetto al fatto che un solo giocatore specifico e specificato dall'inizio riceva esattamente 13 pick. Quindi con semplici, ma si vede a occhio, che tale probabilità è molto piccola, è 6,3 per 10 alla meno 12. Chi appena posto il problema da subito non avrebbe sparato 6,3 per 10 alla meno 12. Secondo problema, qual è la probabilità che ogni giocatore riceva un asso. Immaginiamo il problema posto in questo senso: ogni giocatore ha ricevuto un asso. Quindi, delle 52 carte iniziali, è come se dovessi distribuirne solo più 48. E beh, hanno già in mano un asso. A questo punto, ad ogni giocatore devo dare ulteriori 12 carte. Quindi, a tutti gli eventi possibili di distribuzione erano 52 multinomiale 13, 13, 13, 13. Distribuito un asso a testa, ho 48 carte multinomiale 12, 12, 12, 12. Ed è per ognuna di queste combinazioni, se questo è il primo giocatore, il secondo giocatore, il terzo giocatore, il quarto giocatore, posso permutare l'ordine dei giocatori in quattro fattoriale modi diversi. Quindi non mi interessa quale sia l'ordine con cui un giocatore riceve l'asso. E quindi anche qua ad occhio tutto questo calcolo è il 10,5%, quindi addirittura riusciamo ad occhio ad azzeccare già il calcolo in termini di percentuale. Dentro una stanza ci sono n persone. Qual è la probabilità che nessuno festeggi il compleanno lo stesso giorno? Ed inoltre, di quante persone deve essere composta la stanza affinché probabilità che nessuno festeggi il compleanno lo stesso giorno stia al di sotto di un mezzo. Bene, i giorni dell'anno sono 365. La prima persona può compiere il compleanno in 365 modi diversi. Per ognuno di questi, il secondo può compierlo in 364, il terzo in 363, eccetera. Però in generale tutti gli eventi possibili, cioè senza che il compleanno di uno escluda il compleanno dell'altro, è di per sé una ramificazione, per cui per i 365 giorni del primo, il secondo può compierlo in 365 giorni. Insomma, su n persone ho 365 alla n esiti possibili. Per il principio di esclusione, però, gli eventi desiderati sono 365 per 364 per notare che tra due persone ho già tolto 364, 1, sono arrivato fino a 364, che è 365 meno 2 meno 1. Dopo n persone ho 365 meno n meno 1,
cioè 365 meno n più 1. E questa è la probabilità. È una probabilità in funzione di n. Allora, qual è la possibilità? La probabilità, cioè quanto deve essere n affinché la probabilità stia lì sotto, di un mezzo. La risposta è 23 persone. Ben inteso, potevo anche vedere in forma più elegante il risultato ottenuto in precedenza, e cioè su 365 giorni dell'anno escludo n giorni distinti, quindi se sono distinti ne sottraggo esattamente n a 365 e le combinazioni possibili sono 365 binomiale 365 meno n, ma non mi interessa quale delle persone venga prima o venga dopo, quindi ho n possibili fattoriale, possibili permutazioni sulle persone che compiono gli anni. Di nuovo, tutti gli esiti possibili sono 365 n. Quindi chiunque vede ad occhio che questo conto corrisponde a 365, eccetera, eccetera. Ma con un po' di ragionazione possiamo darci giustificazione di come mai il gruppo, cioè la stanza corrispondente a una probabilità inferiore a un mezzo sia di 23 persone, che sono poche rispetto ai 365 giorni dell'anno. Allora, ogni coppia di persone, prendiamo una coppia di persone, che probabilità questa coppia di compiere, di fare il compleanno lo stesso giorno? Beh, per ognuna delle 365 possibilità della prima persona, ce n'è 365 della seconda, quindi 365 al quadrato sono gli eventi possibili. Dopodiché, se fanno il compleanno lo stesso giorno, possono compiere gli anni per ognuno dei 365 giorni, e quindi 365 diviso 365 al quadrato, cioè un 365esimo. E la possibilità che ogni coppia di persone compia gli anni nello stesso giorno. E quante coppie di persone ci sono su 23 persone totali? 23 combinatorio 2, e dunque 253 coppie di persone. 253 per quindi possibili coppie, ognuna delle quali ha un 365esimo di probabilità di compiere gli anni lo stesso giorno, o un totale, una probabilità totale che vi siano due persone che compiono gli anni lo stesso giorno pari a 253 300 per un 365esimo. E quindi la probabilità che quindi nessuna coppia di persone compia gli anni nello stesso giorno è il complementare a 1 meno 253 365esimi, 0 307 minore di 0,5. Vediamo un ultimo problema. Ho 52 carte, ne estraggo una dopo l'altra finché compare il primo asso. Quindi non so quando, ma al primo asso guardo bene cosa succede
alla carta successiva e mi chiedo, è più probabile che la carta successiva sia un asso di picche o un due di fiori? Allora, le distribuzioni possibili di 52 carte sono 52 fattoriale. Immagino però di aver estratto un asso e di distribuire esattamente le altre 51. Ora, per ognuna di queste ulteriori 51 fattoriale possibili distribuzioni di altre carte, eccetto l'asse, ho una sola e la posizione che può occupare l'asse di picche. È questa qua. In realtà il problema trascura un fattore, non stiamo a complicare. Il problema si porrebbe quando l'asse di picche viene scelto per penultima carta. E a quel punto il problema sarebbe certamente un asse, ma l'ultima carta non può essere l'asse di picche. E quindi a quel punto bisognerebbe discutere la probabilità che vi sia un asse prima dell'asse di picche. Va bene, ma rimaniamo nel caso iniziale, ripeto, per ognuna di queste 51 fattoriali distribuzioni di carte, solo una è la posizione che può occupare l'asse di picche. E quindi è 1 per 51 fattoriale possibili distribuzioni diviso 52 fattoriale possibili distribuzioni. Questo, attenzione, qualsiasi carta io abbia qua, quindi che io abbia l'asse di picche o due di fiori, ciò che conta è la posizione, non la tipologia di carta. Ripeto, il caso che mi è venuto ora in mente sembra essere interessante e viene lasciato all'interesse e alla buona volontà dell'amico ascoltatore.